Il 7 aprile del 2000 scompare in silenzio un campione che dentro, ormai, era morto da tempo. Un calciatore che aveva visto tutti i successi accumulati in carriera cancellati da un unico fatale errore e che da allora era stato dimenticato dai propri connazionali, dal proprio calcio. Un calcio, quello brasiliano, che è sinonimo di allegria e che invece, un tragico pomeriggio del 1950, diventò tragedia. Maracanazo lo chiamarono in Brasile, la disfatta del Maracanà. Il colpevole, l'unico imputato del lutto che colpì un'intera nazione, fu lui. Moacir Barbosa Nascimento, il protagonista della nostra storia di oggi. Il calcio, in Sud America, si era diffuso immediatamente, ma mentre Uruguay e Argentina, fin da subito, si erano dimostrate scuole dominanti, il Brasile stentava ad emergere. I giocatori erano ostaggio delle rivalità in corso tra le varie federazioni locali ed avevano finito per non dare alla nazionale quel contributo di talento e classe che in seguito avrebbe fatto diventare questo paese uno dei punti di riferimento del calcio mondiale. Nel 1930 la squadra si era presentata incompleta, formata soltanto da giocatori del campionato carioca, ed era stata subito eliminata. Poi, nel 1934, i brasiliani erano arrivati in Italia in pompa magna, ma stremati dal viaggio e dalla scarsa preparazione, erano usciti subito contro la Spagna. Nel 1938, invece, solo la supponenza aveva fermato la squadra, trascinata dal capocannoniere Leonidas, uno che segnava gol così belli che il portiere avversario si rialzava per congratularsi. Nella decisiva semifinale con l'Italia, che pure era campione in carica, il Brasile aveva lasciato a riposo le sue stelle ed era stato eliminato. Anche se c'era stata la guerra di mezzo, i brasiliani non avevano dimenticato la lezione. O almeno, questo era quello che pensavano tutti quando si avvicinava l'inizio dei quarti mondiali di sempre, quelli del 1950. Il Brasile ne aveva ottenuto l'organizzazione per volere del suo leader, il dittatore Getúlio Vargas. Con la nazionale trionfante nella Coppa del Mondo, egli intendeva rafforzare così la sua leadership. E del resto, quella squadra, allenata da un maestro della tattica come Flavio Costa, era fortissima. Giocava con la Diagonal, un modulo che era antesignano del 4-2-4 e che prevedeva una prima linea fortissima composta da Friassa, Jair, Chico e la punta di diamante, Ademir. In mezzo, ecco l'eleganza del sofisticato Danilo e di Zizinho, o Mestri, il maestro, l'idolo di gioventù di un certo Pelé. Anche la difesa non scherzava in quanto a nomi. Da destra a sinistra Augusto, lo svizzero-brasiliano Bauer, Juvenal e Bigode. Dietro di loro uno dei portieri più forti al mondo, una sicurezza, un campione che non aveva mai sbagliato una sola partita. Proprio lui, Moacir Barbosa, o Goleiro. Era nato a Campinas, nella provincia di San Paolo, e fin da giovanissimo aveva mostrato grande vocazione per un ruolo notoriamente snobbato dai bambini brasiliani, quello del portiere. Mentre i suoi coetanei affinavano il dribbling, il piccolo Moacir curava il colpo d'occhio e mentre gli altri bambini allenavano corsa e tiro, lui migliorava scatto e agilità, condendo il tutto con una presa ferrea sul pallone, che afferrava con sicurezza senza guanti. Questa particolarità era dovuta, inizialmente, alla mancanza di questo attrezzo del mestiere e in seguito era diventata una sua peculiarità. Per meglio sentire il pallone, avrebbe detto una volta divenuto famoso e rispettato. La sua ascesa fu rapidissima. Del resto, uno con il suo talento, in un paese essenzialmente povero di calciatori votati a difendere, non poteva passare inosservato. Dopo l'esordio nell'Atlético Ipiranga, ad appena 23 anni, Barbosa divenne il portiere titolare del Vasco da Gama, la squadra più forte del Brasile.
ne fu, per un decennio, la colonna, il muro dove andavano a sbattere e morire i tentativi degli avversari di segnare. Ai mondiali del 1950, Barbosa si presentava così nel pieno della maturità fisica e tecnica. E se con la nazionale aveva vinto la Coppa America appena l'anno precedente, con il club il suo era un palmarès impressionante, composto da 4 campionati carioca e la vittoria, nel 1948, del campionato sudamericano de Campeões, torneo che in seguito sarebbe diventato la Coppa Libertadores. Il 16 luglio del 1950 è una data che è entrata nell'immaginario collettivo dell'intero Brasile. I padroni di casa affrontano l'Uruguay nell'ultima partita del torneo, che per la prima volta non prevede una finale, ma un girone conclusivo. I brasiliani comandano la classifica e sarebbero campioni anche con un pareggio, ma il Maracanã, stracolmo, esige un'altra vittoria, l'ennesima, di un torneo vissuto da dominatori. Gli uruguaiani ne sono consapevoli ed ecco dunque che giocano una gara prettamente difensiva. Alla fine avranno ragione loro. Nonostante l'indubbia classe mostrata dai brasiliani, che addirittura passano in vantaggio all'inizio del secondo tempo con Friassa, l'Uruguay riesce a pareggiare quando mancano poco più di 20 minuti alla fine. Ghigia scappa via sulla fascia a Bigode, arriva sul fondo, mette il pallone nel mezzo, schiaffino tira, gol. Pareggio al 66esimo minuto, mentre sul Maracanã cala il silenzio. Qualsiasi squadra ragionerebbe, si fermerebbe, gestirebbe il risultato. Ma il Brasile, quel Brasile, non può. Riparte frenetico. Vuole a tutti i costi il gol che scacci via l'incubo. Ma poi il pallone finisce ancora a Ghigia, che ancora una volta brucia sulla fascia Bigode. È la fotocopia dell'azione precedente, solo che stavolta Barbosa, quando vede arrivare l'avversario sul fondo, coglie con la coda dell'occhio schiaffino, ancora una volta appostato al centro dell'area. Accenna un passo in uscita, pronto a intercettare un cross, che però non arriverà mai. Già, perché Ghigia, all'ultimo momento, cambia idea e tira sul palo di Barbosa, che si tuffa disperatamente, ma non può fare niente. È il gol che decide la gara. Arriva proprio sul lato della porta che il portiere, in queste circostanze, dovrebbe coprire. Una frazione di secondo, un momento di indecisione, un attimo, decidono il destino della Coppa del Mondo e di Moacir Barbosa. Tutti sanno quello che accadrà immediatamente dopo il fischio finale. Lo smarrimento surreale di un popolo che aveva preparato una festa, senza pensare che non era scontata. La disperazione dei tanti che avevano puntato tutto sulla Seleção, tutto quello che avevano. I suicidi, il governo che dichiara lutto nazionale, le minacce di morte che costringono Flavio Costa a lasciare il paese. Barbosa continuerà a giocare ancora per molti anni, continuerà a vincere ancora, ma l'onta del Maracanazo non gli verrà mai perdonata. Lui e lui soltanto sarà il capro espiatorio, l'unico colpevole della disfatta di un intero paese. Lui, che pure è stato votato dalla FIFA come il miglior portiere della manifestazione. Allo stomaco, alla voce del popolo, non si comanda. E non conta essere oggettivi. Non conta così sottolineare come quella maledetta supponenza, quel dare per scontata una vittoria senza aver imparato niente dal passato, ebbe un ruolo molto più determinante. Inutile dire che nel calcio si vince e si perde come una squadra, che magari il CT Costa poteva cambiare qualcosa a livello tattico dopo il gol del pareggio. Non conta che la squadra intera non seppe accontentarsi, né che il pubblico mise effettivamente troppa pressione alla nazionale prima e durante la gara, impedendole di concentrarsi. E Ademir, punta di diamante e goleador della squadra, ruolo in cui Costa lo aveva preferito all'idolo delle folle, Heleno de Freitas, in finale non fu altro che un fantasma. Eppure nessuno pensò di condannarlo all'oblio come accadde con il portiere. Se infatti fino al suo ritiro Barbosa continuò a giocare, seppur nell'indifferenza generale,
fu dopo che l'ostracismo e il disprezzo popolare divennero evidenti. Nel tentativo di dimenticare il maracanazo, il Brasile cambiò il colore della maglia e fece distruggere le porte dello stadio, sostituendole con delle nuove, in metallo. Barbosa chiese ed ottenne quei tre legni maledetti, che gli erano costati così tanto dolore, e nel giardino di casa sua li bruciò, sperando così di cancellare i suoi fantasmi. Inutilmente. Il popolo brasiliano, infatti, non dimenticò mai. All'inizio degli anni Ottanta, mentre si trovava a fare la spesa in un supermercato, il portiere udì una donna sussurrare al figlio: «Lo vedi quel signore? Ha fatto piangere tutto il Brasile». E ancora, nel 1993, prima gli fu impedito di commentare una partita della nazionale, quindi accadde un episodio ancora più spiacevole. Nel 1993, durante le eliminatorie per il Mondiale degli Stati Uniti, volle fare gli auguri ai giocatori della nazionale brasiliana. Andò a visitarli in ritiro, ma le autorità calcistiche gli vietarono l'ingresso. A quel tempo, viveva ospite in casa di una cognata, senza altra entrata che una pensione miserabile. Barbosa commentò: «In Brasile, la pena più lunga per un crimine sono 30 anni di carcere. Io da 43 pago per un crimine che non ho mai commesso». Questi ultimi sono solo gli episodi più eclatanti di mezzo secolo vissuto davvero come un esiliato. Solo, evitato da tutti, nell'indifferenza di un popolo che è sempre stato bravissimo nel creare degli idoli, ma che nel caso di Barbosa dimostrò anche quanto vana sia la gloria e quanto sia facile, per un singolo errore, essere scaraventati dall'altare alla polvere. Il 7 aprile del 2000, Moacir Barbosa Nascimento morì dopo 50 anni di solitudine, solo e in povertà. Quel giorno, forse, poté davvero finalmente riposare in pace.